È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 13. Erano ancora in quel bagno che per quelle ore li aveva accolti calorosamente, senza fare troppe discussioni a riguardo. I due si erano ritrovati per terra con la schiena contro alcuni degli armadietti presenti e lo sguardo rivolto verso l'entrata. La poca luce che filtrava dalle vecchie lampadine, ormai sul punto di perdere il loro scopo, permetteva solo di riconoscere ciò che stava loro vicino. Si era fatto pomeriggio inoltrato e di lì a poco molti dei pazienti avrebbero fatto il loro ingresso per concedersi un bagno caldo e per liberarsi dei residui di scienza che avevano sulla pelle. Henry però non aveva affatto intenzione di muoversi e Lux sembrava fare lo stesso. Ora i due erano coperti rispettivamente dalle loro tute e quella linea sottile di imbarazzo svanì. Per il resto del tempo Lux perse i suoi incubi. Non aveva avuto nemmeno il tempo di pensare o per incolparsi di qualcosa. Il suo unico desiderio era quello di capire cosa frullasse nella testa di Harry. Gli occhi verdi che tanto ammirava erano costantemente privi di alcun tipo di emozione, ma lei ormai si era convinta di non saperci guardare dentro e di non essere capace a comprendere cosa quell'immensità di colore celava. «Non mi hai chiesto nulla sulla tua vecchia vita oggi», osservò ad un tratto lei, stringendosi a se stessa quasi come per difendersi dalla reazione che avrebbe potuto avere il riccio dopo minuti infiniti di puro silenzio. Harry però schiuse le labbra e ci mise qualche secondo prima di poter esprimere a parole ciò che avrebbe voluto dire. «Oggi non ho voglia di sapere». Il tono altalenante della sua voce le fece intuire che stava mentendo e che quella frase detta un po' di getto era soltanto l'ennesima bugia che si sentiva dire in quel postaccio. «Tu piuttosto, non mi hai ancora chiesto nulla della Redwood», disse allora riversando la sua intera attenzione verso la ragazza che ora si trovava a qualche posto da lui. Mise una ciocca di capelli ancora umida dietro l'orecchio, poi alzò semplicemente le spalle. «Vorrei capire una volta per tutte qual è lo scopo di fare questi esperimenti su di noi, ma nessuno sembra volerne parlare», disse stizzita, l'irritazione palpabile nelle sue parole, così acide verso i suoi stessi amici che di domande non ne volevano affatto sapere. «Perché nessuno in verità sa nulla. Ci dicono semplicemente che ci aiuteranno a star bene, che servono a farci tornare normali», le spiegò Harry, nonostante fosse consapevole del fatto che quelle parole se le era già sentite dire più di una volta. Ma la sua fame di verità non era stata affatto placata. «E tu ci hai creduto?» Un sorriso le storpiò appena le labbra, quasi le sembrava impossibile che tutti in quel posto fossero fermamente convinti della sicurezza di quelle sostanze e di come esse li avrebbero resi normali. Harry si fece andare in un lungo sospiro, colmo di stanchezza. «Ci avevamo creduto. Per un periodo ho seriamente pensato di poter guarire e di riuscire a tornare normale. A quel punto mi avrebbero fatto uscire e sarei tornata alla mia vecchia vita, se il fato me lo avesse permesso». Un amaro sorriso gli comparve sul viso mentre scuoteva piano la testa con disappunto. «Che idea folle. Avrei dovuto capire che la mia libertà non si avvicina lontanamente al coinvolgimento di quelle sostanze», le disse in tutta sincerità senza però guardarla, convinto che se lo avesse fatto, la sua bocca avrebbe smesso di emettere alcun suono. «Ma quando ti mettono davanti un'offerta così, non sai proprio non accettare. Ho pensato che magari sarei stato meglio. L'ho pensato sul serio. Poi però ho ucciso quel ragazzo. Non ero in me, ma lo sentivo. Sentivo l'adrenalina e la pressione che il coltello aveva sul collo di lui. Sentivo il dolore che gli stava provocando. Vedevo le sue lacrime di paura e sentivo i lamenti mentre implorava di lasciarlo andare. Eppure non l'ho fatto». Il pomo d'Adamo saliva e scendeva per la sua gola in maniera affrettata e quasi sofferente, come se si stesse trattenendo le lacrime. «Ho capito di essere cambiato quando il coltello aveva attraversato la sua gola e io mi sono sentito bene, felice». Lux non ebbe nemmeno il coraggio di dire altro.
rimase semplicemente in silenzio a guardarlo, e lui dopo fece lo stesso, perdendosi nel marrone delle sue iridi. Capisci perché non voglio che nessuno mi stia vicino? Allora perché lasci che io ti stia vicino? Diamine, Lux, sei come una zecca. Ti ho quasi uccisa e non hai fatto altro che perseguitarmi. Direi che qui il pericolo maggiore tra me e te sei tu. Rise con aria davvero divertita e Lux non poté fare a meno di sorridere da una tempia all'altra a quel suono così melodico in quel luogo fin troppo triste. L'unico posto senza telecamere è qui. Certo, anche l'infermeria non ne ha, ma in quel laboratorio è meglio non metterci piede, disse poi indicando gli angoli del soffitto. Lux inarcò le sopracciglia in maniera poco elegante. Perché me lo stai dicendo? Hai detto di voler sopravvivere qui, no? Se vuoi farlo, hai bisogno di un luogo sicuro in cui stare senza che nessuno possa guardarti. Il bagno è l'unico posto. Anche le nostre camere hanno delle telecamere. Seppur dall'esterno, riprendono tutto ciò che avviene, le spiegò gesticolando appena con le dita. Si era persino dimenticata del patto che i due avevano stretto, o perlomeno ciò che aspettava a lei come ricompensa di quell'accordo. Si era ritrovata così bene nello stare vicino a qualcuno che conosceva già da tempo, senza nemmeno dover essere costretta ad intrattenere una conversazione, che quasi aveva perso di vista il suo vero obiettivo. Grazie per l'informazione, annuì allora. In più, Harry, non credo tu l'abbia fatto di tua spontanea volontà. Sei stato in qualche modo costretto a farlo. Non addossartene la colpa. Harry morse con la forza il labbro inferiore, cercando di trattenersi dall'urlare. Sappiamo entrambi che è solo una scusa. Ma alla fine riuscì a dirlo senza risultare troppo cattivo e si sentì sollevato a quell'idea. Si costrinse poi a mettersi in piedi. È meglio che io vada, la Grimbel mi controlla, le disse prima di fare qualche passo verso la porta. Stasera potresti sederti al mio tavolo e magari parlarmi di come ci si sente ad essere un liceale. Le rivolse un ultimo sguardo prima di uscire dal bagno e di chiudersi la porta alle spalle. Non sono più una liceale, aveva detto lei mentre il ragazzo se n'era ormai andato. Percorse solamente il tragitto che portava alle hall e le sue spalle furono circondate da un braccio forzuto, il quale aveva impresso con inchiostro nero sulla pelle lattea Revenge. Josh lo guardò sorridendo apertamente. Cercavo proprio te, 6735, gli disse allegramente. Harry a quel contatto si scansò, parandosi davanti a lui. Che vuoi? La rabbia lo pervase tanto da far risultare la sua voce un ringhio. L'infermiere fece svolazzare una mano da destra a sinistra. Ti sei svegliato di malumore? Beh, cerca di goderti questi ultimi attimi. Ti è stata prescritta una seduta. Josh era forse il più crudele tra gli infermieri. Ci trovava del gusto personale nel conficcare un ago nella pelle dei pazienti e ancor di più il piacere di iniettare quelle sostanze così particolari e pericolose che lo facevano sentire potente e intoccabile. Il riccio si sentì mancare l'aria necessaria da poter offrire ai propri polmoni. La dottoressa ha detto che gli esperimenti su di me non si sarebbero più svolti. Cercò di persuaderlo facendo qualche passo indietro e si scontrò automaticamente contro Fred, il quale lo strinse per le braccia strattonandolo in avanti verso il laboratorio. A quel punto Josh ci mise del suo, dandogli un calcio proprio sul polpaccio, causando un gemito ad Harry che per tutta risposta si protese per dargli ciò che si meritava, ma venne fermato da Fred che senza pensarci due volte gli riversò un pugno in pieno viso. «Ci rendi tutto più difficile così», borbottò per poi lasciare che Josh lo prendesse per le gambe e lui per le braccia trascinandolo via. Harry sentiva lo zigomo pulsare per il dolore, ma ciò che gli faceva ancora più male era la consapevolezza di stare andando incontro a qualcosa che ogni volta finiva per distruggere una parte di lui, e proprio ora che si stava ritrovando, Redwood gli stava togliendo di nuovo se stesso. Si mise ad urlare, gli occhi stretti e la bocca storta. Le mani si agitavano cercando di colpire il viso di Fred che si scansava ad ogni colpo lanciato all'aria. «Bastardi!» urlava mentre guardava i loro volti impassibili. Venne incatenato a quel dannatissimo lettino. Continuava a dimenarsi sotto le cinghie che strisciavano sulla pelle incandescente. «Siete dei figli di puttana!» urlava mentre si poneva con il suo busto in avanti, cercando ancora di potersi liberare seppur invano. Le vene del collo si tesero e le mani si strinsero in pugni stretti.
così preso dal bestemmiare da non accorgersi nemmeno dell'ago che aveva penetrato una delle sue vene sul collo e che gli era stato somministrato un codice 21. Il suo intero corpo iniziò a tremare, facendo muovere il lettino sotto di lui. La sua schiena si incurvò mentre le iridi sparirono dagli occhi. Dalle labbra ne uscì della schiuma. Il suo corpo sembrava non aver accettato a dovere la sostanza. Josh e Fred erano in un angolo della stanza a godersi lo spettacolo che Harry stava offrendo loro. E mentre il suo petto smetteva di muoversi con velocità e scatti disumani, l'esperimento 6735 si fece nuovamente spazio in quel corpo di carne e ossa.